È terminato il primo tempo. Una palla a Val di Sangro, squadra B, Virtus Castelfrentano. Vince la Val di Sangro per un gol in netto fuorigioco non rilevato dall'arbitro, la signorina Bomba, la quale mi pare troppo schizzinosa. Ha fischiato dei falli invertiti facendo innervosire i nostri giocatori. Molto fiscale, manca solo che chiedeva il DNA negli spogliatoi. E quando in campo si perde dentro un bicchiere d'acqua. Ecco la nostra panchina, sicuramente entreranno in campo. Sì, ci hanno sete. Sì. In panchina poi, oggi il mister Gabriele ha fatto fare il turnover inserendo nella formazione tre con Daniel, quattro esordienti proprio della categoria esordienti 2004, facendo riposare le prime linee, una buona parte delle prime linee, anche perché il risultato di oggi non fa classifica. La formazione scese in campo dal primo minuto. Numero 1, D'Ottavio Matteo Francesco, che oggi compie 15 anni, auguri. Numero 2, Ceroli Alessio. Numero 3, Manuele Caporale. Numero 4, Gabriele D'Onofrio. Numero 5, Nicolò D'Ancelo. Numero 6, Ceroli Marco, ecco un esordiente. Numero 6 Ceroli Marco. Numero 7 Enrico Caporale. Numero 8 Gianluca Malbone. Numero 9 Gianleonardo Emanuele detto Lele. Numero 10 Gianleonardo Emanuele. Numero 10 la palla. Zitto, pelato. Teidi Mata il capitano. Numero 11 Rulli Luca. Secondo portiere un altro baby esordiente ma già aggregato ai giovanissimi da molte giornate, Danielucci. Numero 13 Bartolomeo Cirillo detto Bartolo. Numero 14 Federico Tucci. Numero 15 Nicola Perrucci. Numero 16 Michele Daniello detto Messi. Numero 17 un altro esordiente Simone Pellegrina. Numero 18 un altro esordiente Cristian Fattore. Guardalinee con la Izzi Guido, oggi è il turnover però, oggi è il turnover, tutti anche per dare spazio ai compagni che non hanno mai giocato o hanno giocato poco. Allenatore Gabriele Di Felice, dopo c'è il sottoscritto Carlo Iocco e c'è anche Di Campli Nicola come massaggiatore. Primo tempo 1-0 a favore della Val di Sangro. Come ho detto dall'inizio, un gol in netto fuori gioco. Bisogna dirlo, per diritto di cronaca bisogna dirlo.